Ciao bellezze, buongiorno! Dopo carnevale e compleanno prosegue la nostra passione per Super Mario e amici. Amy l'ha voluto anche in versione natalizia per il suo piccolo alberello di Natale e non trovando adobbi a tema abbiamo deciso di crearli da soli con le famosissime perline Amabits. Quindi questo do it yourself potete tranquillamente adattarlo alle vostre esigenze semplicemente cercando gli schemi che fanno a caso vostro. Vi lascio i nostri sul mio blog. Trovate il link diretto qua sotto nell'info box. Per coinvolgere Amy nella realizzazione, gli ho affidato il compito di dividere tutte le perline per colore. Con le sue manine minuscole è riuscito nell'opera senza troppa fatica e si è divertito pure molto. Nel frattempo io ho posizionato le perline sul telaio con l'aiuto di una pinzetta, con molta calma e pazienza, fino ad ottenere la figura desiderata. In questo caso un funghetto rosso. Con l'aiuto di ferro da stiro e carta da forno ho scaldato per qualche secondo tutta la figura e una volta sciolte leggermente tutte le perline ho rimosso delicatamente la carta da forno e le ho lasciate raffreddare per qualche minuto. Una volta raffreddate e solidificate, potranno finalmente essere maneggiate anche dai vostri piccoli e potrete aggiungere fili e fiocchi. Per appenderle all'albero ho scelto di utilizzare un filo da pesca, quindi un filo trasparente. Per rendere il tutto più natalizio ho deciso di realizzare e alternare dei fiocchetti rossi e verdi. Completare il tutto e sfruttare anche altri oggetti già in nostro possesso, ho deciso di appendere anche questi portachiavi in gomma che abbiamo trovato come sorprese nelle patatine. Amy è felicissimo con il suo super alberello personalizzato. Qua sotto nell'info box, oltre agli schemi dei nostri personaggi di Super Mario, trovate anche la playlist con tante altre idee natalizie per decorare la vostra casa e il vostro albero. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo, spero prestissimo, con un nuovo video. Ciao!